Dopo 3 mesi di attività Covid, il centro La Melagrana a Narnali torna alla funzione per cui è nato, ospitare 33 posti letto di cure intermedie in fase post-acuta e il modulo di assistenza residenziale RSA Alzheimer per 9 persone. La struttura sarà sanificata adeguatamente e poi tutto potrà tornare alla normalità. D'altronde i contagi a Prato sono azzerati o quasi e anche oggi è un altro giorno da doppio zero. Andiamo verso il futuro con un ritorno al passato, dichiara Luigi Biancalani, presidente della Società della Salute Aerea Pratese. La prima nota positiva è l'esiguità di pazienti Covid e questo ci fa piacere e ci consente di rimettere a disposizione un numero importante di posti letto di cure intermedie, riconvertendo la struttura alla sua funzione e finalità originaria. Il modulo di cure intermedie è stato inaugurato all'inizio di aprile con il primo paziente, ma poi la pandemia ha reso necessaria una conversione temporanea della struttura per accogliere i pazienti meno gravi affetti da Covid, in aggiunta alla palazzina ovest del Misericordia e Dolce, anch'essa tornata a ospitare le cure intermedie. Le due strutture si differenziano in base alla gravità del paziente preso in carico. La Melagrana segue il modello Setting Low Care, rivolto a pazienti post-degenza ospedaliera per acuti con un'equipe dedicata composta da medici clinici, infermieri, fisioterapisti e operatori sociosanitari. Quello di Narnali è un progetto innovativo che integra pubblico e privato e che prevede l'integrazione con gli specialisti geriatri, internisti e neurologi dell'ospedale, un vero punto nodale di integrazione tra ospedale e territorio. È una struttura dentro il sistema, sottolinea Giancarlo Landini, direttore del Dipartimento Specialistiche Mediche dell'azienda sanitaria. I pazienti sono indirizzati dall'ospedale, dal territorio, dai medici di medicina generale e dalle RSA. Una gestione integrata, quindi, con un medico presente nelle 24 ore. I nostri specialisti sono responsabili dei percorsi assistenziali.